Ciao ragazzi, io sono Amici 25 e oggi siamo qui su Eurotrack Simulator 2. Puntata speciale perché per tanti motivi. Primo motivo, ho un cazzo di raffreddore febbre che mi blocca tutta la parte centrale. Parlo così un po' bloccato di naso, però non so cosa farci. O non faccio video per un mese, oppure li faccio così, provo a farli così. C'ho il Vicks per il naso che comunque l'ho messo tutte le pareti da sali fino al cervello quasi. Siamo qui e vedete non c'è il Peterbilt. Purtroppo è stato aggiornato Euro Truck Simulator 2 alla versione 1.21 e in più hanno rilasciato il DLC nuovo per gli accessori di cabina. Quel Peterbilt là non è compatibile con questa versione. Avrei preferito fare un viaggio con quello, però finché non l'aggiornano non posso farci niente. E allora acquistiamo uno Scania. Non volevo acquistare lo Scania prima del livello 25, però cazzo non so cosa fare, quindi compriamo un nuovo camion. Quel Peterbilt era molto bello, non è compatibile, non ho registrato prima dell'uscita della versione 1.21, non so che farci, quindi acquista camion e vediamo pure il nuovo DLC. Il DLC si chiama Cabin Accessories. Lo dico in inglese così un po' forbito, ma comunque avete capito. Acquisto online, ovviamente, cioè andiamo online. Allora, vediamo un po'. Serie R, tutta serie. Questo è Streamline. Sì, questa è tutta serie R. E qui lo Streamline livello 25 non me l'ha dato perché è quello che c'ha il motore da 730 cavalli. Porca di quella mignotta. Va bene. Allora, noi dobbiamo scegliere se prendere un R o uno Streamline. La differenza quale sarà mai? Guida sinistra va bene. Allora, questo c'ha un serbatoio. 1400, 1400, Opti Cruise, sempre uguale. Il motore è sempre uguale. Cambierà un po' l'interno? Facciamo intanto la R. Proviamo a vedere la R. Quindi facciamo personalizza configurazione. Vediamo quello che ci esce. Allora, facciamo high line o top. Eh no. Facciamo top line, scusa, una volta che me lo compro uno Scania me lo compro come cazzo si deve. Scusa se permetto, se mi permetto a fare questa piccola modifica. Così, bah. Questo non so ancora. Lasciamo questo perché mi dà degli accessori. Lasciamo questo per il momento. Come vedete qui il motore, quello potente, non ce l'ho ancora. Quindi prendiamo l'R620 che ha 600 cavalli, 620 cavalli. Questo qui da 7,30 non me lo fa ancora sbloccare. Togliamo il retarder perché mi dà fastidio, non mi trovo bene. Poi mettiamo l'exclusive. Scusami, vuoi che mi compro lo Scania e me lo compro schifoso? Ma stai scherzando? Ok, l'interno è tutto così. Ok, va bene. Il colore è già lo Scorpio Red, mi piace a me. Anche questo qui è un po' scuro. A me lo Scorpio Red mi piace, mi è sempre piaciuto sullo Scania. Bianco, no, già arancione, verde. A me lo Scania piace o bianco o rosso. Prendiamolo rosso. Prendiamolo rosso perché mi piace proprio. Cioè, non so che farci, mi piace proprio. Ecco, questo qui, metterci le minigonne sugli altri telai, tipo prendere anche un 6x2, non me lo fa più fare, non mi fa mettere qui niente. E a me le minigonne piacciono, devo essere onesto, a me piace quel 6x2 con l'asse sollevabile. Mettiamo così. Però mi piace, a me piacciono, uno a cui piacciono le minigonne, lì laterali. È difficile scegliere un cazzo di camion, eh. Scegliere già sta cosa qui, mettiamo questo, mi piace troppo, mi piace a me, quelle cazzo di minigonne lì mi piacciono tantissimo. Ok, lo facciamo 4x2, non è detto che poi non ne compreremo un altro. Peraltro poi mettendo qui abbiamo anche da mettere o il Volcano 3 Ranger, Elegance, ce ne sono tanti. No, no, lasciamo questo qui, così possiamo rifinirlo un po' così che mi piace. Poi, Majestic, qua ci sono un sacco di bei. Beh, però questo è rosso, lo mettiamo rosso. Di solito metto questi rossi perché sono quelli che mi piacciono di più. E ovviamente le gomme mettiamo sempre quelle che si chiamano runner, perché cazzo. Cioè, si vede quella scritta bianca che mi fa piace troppo, mi piace. Peraltro, se di là ci metto quelli, qua devo poi ricordarmi di metterci anche quelli là. Qual era l'Elegance? Elegance che è proprio bello. Cioè, non ditemi che non vi piace questo cazzo di Elegance. Allora, qui vediamo un po' i gradini originale. Qua li possiamo veramente modificare tutto. Io prenderei questi ninja. Ninja! Sì, prendiamo il ninja, dai. Prendiamo il ninja, chi se ne frega. Qua voglio un sacco di cromature. Cromato tutto. Cromi pure tutto quanto. Guarda che bello, cromato. Ci sta troppo bene su sto Scania perché c'è la scritta Scania davanti che
È veramente pazzesca, è veramente pazzesca. Allora, lì non ce lo metto, poi Ranger. Ranger ci sta bene, ci sta, eh. Devo essere onesto, se noi ci mettiamo Ranger. Allora, vediamo cosa mettiamo sotto. Intanto qui volevo mettere un Viking. Non c'è un qualcosa che mi richiama quell'elegance? Scusami. Se no mi si... Vediamo così. Alla miseria. Così è cattivissimo. Così... Anche così è cattivissimo, eh. Anche così è molto cattivo. Però non sono convinto di quello di sotto. Quello di sotto mi lascia un po' perple. Cosa ho visto? Cosa ho visto? Se io trovassi un Dragonfly anche qui sopra. Dragonfly non mi piace, non mi piace, scusa. Va bene sotto, però sopra fa schifo. Sting. Viking è bello, ma qui c'era Viking. Ci dovrebbe essere una cosa che si chiama Viking. Mica che bello, che bello. Guardate com'è cattivo. Proprio di... ti bordo l'asfalto, troppo bello, così cattivo lo voglio. Peraltro, ci mettiamo tutte le lucine pacchiane come al solito. A qualcuno non piacciono, a qualcuno piacciono, quello va a gusto personale. Purtroppo non credo di poter accontentare tutti con le lucine. Anche se io quelle là esterne le toglierei, perché vanno a rovinare un po' la linea, secondo me. Quindi le metto solo qui interne. E qui sopra invece... gliele metto così piccoline. Così quando diamo. Anche perché poi non le uso mai. Comunque, le mettiamo. Guarda che belline. Guarda che sono belline. Le adoro, le adoro. Ok, così piacchiano a me piace. E lo lascio così. Non accontenterò tutti, però. Non è che posso fare. Cioè, non è che possiamo avere tutti gli stessi gusti. Allora, qua c'è il lungo o questo normale? No, ma io normale. Lungo è troppo. È bruttino. Sapete che è bruttino questo specchio davanti? Non mi convince tantissimo. Allora, abbiamo messo Viking sotto. Ok, togli quella cazzo di specchio frontale. Chi se ne frega. Qui mi richiama. Qui mi richiama. Oh, Dragonfly? No, non mi piace. Non mi piace Ranger. Non mi piace neanche Mirage. Sting mi piace. E allora proviamo a mettere quello lungo. Ok, dobbiamo mettere per forza il lungo. Anche se non mi piace, però lo dobbiamo mettere. È necessario. E qui sopra non so cosa veramente cosa fare. Io quasi quasi metterei niente. Però niente, che senso c'ha? Vi metto queste due trombette qui sopra. Fammi vedere, qual è più bella? No, questa qui non mi piace. Qual è più bellina secondo voi? No, meglio questa due però. Non ero convinto, però vedendola così meglio a due, va? Ok, così due trombette. No, però Thunder. Ok, adesso ho capito. Qua ci vuole questa. Infatti, così è più piccolina all'interno. Ci sta, ci sta. Ci sta tantissimo, ci sta. E poi volevo mettere qualcosina qui dietro. Fammi vedere. Troppo dietro no, però. Non mi piace troppo dietro. Troppo davanti nemmeno. La metto sulla linea centrale. Ne metto solo due. Rotonde. Sì, ne metto due... No, sapete che faccio? Ne metto... Sì, due qui centrali, mettila. E una la metto qui dietro. Così, vediamo come si vede. Non è male, non è male. Secondo me non è male. Può rendere bene. Oh, a me piace questo cazzo di camion. A me piace. Sì, mi convince tantissimo. Così un po'... Un po' sport, un po' cattivo. Mi piace, mi piace. Adesso veniamo alla parte bella. Dovremmo avere la cabin accessory. E infatti ce l'abbiamo. Guardate quanti puntini ci sono adesso in cabina di... in cabina. Abbiamo un sacco di puntini. E ci sta benissimo, ci stanno questi puntini. Prima ogni cosa qui possiamo mettere il navigatore. Lo mettiamo, anche se secondo me, avendolo già qui, dovrebbe essere già qui dentro, lo vedo un po' cazzaro. Quindi non lo metto. Guardate qui quante cose possiamo mettere. Possiamo mettere il telefono. Il panino. Il panino ci sta. E comunque un paninino mentre guidi ci sta. No, il come cazzo si chiama? Il magneto compass. Compass è il giroscopio. È la bussola. Non mi piace. Gli occhiali da soli ci stanno. E ci sta. No, il portafoglio no. La tazza del caffè. No, ci stanno meglio. Cioè, no. Ci vogliono gli occhiali qua. Qua cosa posso mettere? La borsa, ok. La borsa da uomo proprio. E poi c'è il notebook. Beh, mettiamo il notebook. Scusa. Anche se sta bene questa. No, mettiamo questa, dai. Mettiamo quella che mi piace tantissimo. Qui cosa ci posso mettere? Dash. Posso mettere tre cose. Scusa, non mi dire che mi fai mettere. Che figata.
Allora, intanto andiamo. Guarda qui, guarda come cazzo. Jewel. Qui posso mettere tantissime. No, che figata. Che figata. Sai quanto ce ne potrebbero essere di cose fighissime con di bandierine adesso con questo nuovo DLC? Scania. E mettiamo Scania. Mettiamo due Scania qui in mezzo. Se ci fosse la cosina, come si chiama lì? Quella della bandiera dell'Italia. Non c'è però. Vabbè, non c'è. Oh. Però che figata. Ma che figata è, scusate. Cioè, lì c'è l'Hula Hoop che non dà fastidio. Qui c'è le bandierine che non danno fastidio. Non metto il coso qui perché tanto c'ho questo qui come navigatore. Non capisco perché metterne due. No, no, si vede molto molto bene. Guarda qui che bello, guarda qui che bello. E cazzo, ditemi che non è bello sto Scania. Ditemi che non è bello. Poi questo nuovo DLC mi piace tantissimo a me. Qui cosa c'è? C'è anche il cagnolino. Io gli metto due cagnolini, gli metto. Non so se mi uccidono il... come si chiama lì? Non c'abbiamo però il... vabbè. Non so se mi uccidono il framerate. Spero proprio di no, se no le toglierò prima. Proverò prima di fare la guida. Però che cazzo di figata. Guarda qui come ce l'ho bello pieno. Ok, ci può stare, ci può stare. Facciamo conferma. Ok, e ce lo mette qua. Questo è lo Scania R. Andiamo a vedere invece lo Streamline. Perché dovrebbe essere diverso. Ci costa un sacco di soldi, ci costa. Ma chi se ne frega. Top line, sempre top line. Mi sembrano sempre uguali. Non è che li vedo tantissimo diversi. No, ovviamente lasciamo questo 4x2 perché voglio vedere. C'ho un 730. C'ho un 730, scusa. E beh, oh. Allora mi prendo questo. C'ho il 730, c'ho. Cazzo me ne frega. Peraltro qui c'ho l'exclusive che è diverso all'interno. Sì, è leggermente diverso, ma non tantissimo. Scusami, exclusive vuoto. Guarda qui che cazzo c'ho. C'ho tutto in pelle. Pelle, alcantara, tutti i materiali pregiati. Mi sa che prendiamo questo. Mi sa che prendiamo questo. Anche se cambierei lo farei bianco. Bianco però non è aggressivo, è elegante. Io lo voglio invece stronzo, lo voglio. Cioè lo voglio così, lo voglio. Ok, va bene. Fammi vedere qua. Queste qua vanno bene. Fammi vedere qui sotto. Ci mettiamo Ranger. Perché io qua davanti c'ho Ranger. Quindi è lo stesso. No, non ce l'ho invece. Cazzo dico. Perché vorrei mettere una cosa abbinata. Vorrei mettere. Intanto tiro su col naso perché non ce la faccio più. È 5 minuti che sono qui e già sto morendo. Mi sa tutto rincoglionito. Vabbè, mettiamo Ranger perché secondo me Ranger ci sta veramente bene, ci sta. E mi sa che prenderemo questo perché ha più potenza nel motore. Mettiamo, guarda che bello. Ma quanto può essere bello sto camion. Quanto può essere bello. Ok, vai tutto rosso. Poi qua ci mettiamo sempre bianco. Fai tutto tu. Fallo tutto quanto uguale le ruote. Ovviamente le voglio uguali le ruote. Perché io qua c'ho originale e originale mica. Originale vuoto è veramente bello. Peraltro è vuoto questo, quindi è vuoto. Guarda, c'è scritto qua vuoto. Ci va l'originale vuoto, scusa. Non stiamo qui a scherzare. Anche se questa antenina qui la spezzerei. Però, va bene. Allora, ritorniamo alle cromature. Perché comunque io voglio tutto cromato. Anche se in vernice non ci sta male. Però il cromato è cromato. C'è niente da fare, non c'è niente da fare. Il cromato è, la cromatura è cromatura. Stiamo a scherzare. Poi vediamo qui. Voglio una cosa molto luminosa. Io gli metterei questi Nexus. Sì, perché tanto io ho il Nexus, quindi va bene così. Poi qua posso mettere scegliamo prima quello lì qua. Lo volevo molto cattivo. Volevo, qual era molto cattivo? Guarda, questo qui che è cattivo. E non mi copre, bello, perché non mi copre Scania. Com'è che si chiamava sto coso? Goliath. Vediamo se c'ho un Goliath qua che mi aiuta. No, così si sovrappongono e non mi piace. Però così invece sì. Così ci può star bene, secondo me. Così può starci. Peraltro questo qui mi offre la possibilità di metterci delle crom... Ma non ce le metto perché non voglio rovinare la la pulizia di quella cromatura. Cioè, mi piace così, mi piace. Poi andiamo qui sopra. Se ce ne fosse uno originale è anche bello. È la prima volta che un accessorio originale mi piace. No, Samurai no. Lo voglio cromato, lo voglio. Sting, Ranger o Dragonfly. No, lo metto originale. Mi piace di più originale. Richiama meglio la linea. Non so se avete presente. Sì, sì, richiama meglio la linea. Io prendo questo. Poi qua ci metto questi, cazzo. Chi se ne frega, 1000 euro a lampada. Vaffanculo ai soldi.
Peraltro dove li sta mettendo? Ah, li mette dentro. Bellissimo. Allora qua te ne metto altre. No, qui non mi piace. Scusami, perché me li mette lì dentro? Non mi piace lì dentro. Però qui poi mi copre il coso. A meno che non mi copre. Non gli metto questi qui. Che si vede lo stesso Scania. Cioè, lo Scania si legge lo stesso. Però non mi piacciono questi quadrati. Sono più da tondo io. No, non chiedetemi perché, è un gusto personale. Non è che tutti quanti possiamo avere gli stessi gusti. C'è chi piace la bruna, la mora. A me piace tutto. E va bene. No, lo lascio così, lo lascio. Lo lascio così, esternamente è fantastico. Anche se io voglio lo specchietto, perché mi aiuta tantissimo nella guida. Mi aiuta, ma veramente tanto. Invece qui sopra lo vorrei rendere leggero. Sopra lo voglio leggero, non troppo pesante, non con troppo ferro. Così diventa troppo pesante, secondo me. Anche così mi piacerebbe. Se io qua ci metto delle lucine. No, ho detto che ci mettevo la trombetta. No, così non mi piace la trombetta. No, guarda lì, che cos'è? Un corno? Ma che cosa dici? Non ti metto proprio. Mi metterei queste qua, però quadrate qui sopra, anche se non ne sono sicuro, non mi piacciono tantissimo queste quadrate. Sono sempre stato... La luce quadrata non mi è mai piaciuta. Questa tonda... E se io non gli metto niente? Chi ci dice a noi che dobbiamo per forza mettere qualcosa? No, questo non mi piace, quindi lo tolgo. Io lo lascerei così. Quella barra sopra mi... È un appiglio in più che non viene usato. Ci può stare, ci può stare. Mo' andiamo dentro. Allora, dentro adesso dobbiamo usare l'accessory, questo non l'avevo visto prima. È troppo in qua, non l'avevo visto, porca mignotta. Allora, possiamo metterci il frigorifero da viaggio. E ci sta. La borsa da uomo non ci sta. E questo. Però il frigorifero, sai, occupa troppo spazio. Non vedo la metà delle cose. E io la borsa quasi la metterei qua. Tutto così, bello pieno, bello cattivo, bello usato questo coso. Gli occhiali ci vogliono. Quando guidate sotto al sole ci vogliono gli occhiali. Poi qua, qua gli mettiamo Arrow, in line, metti in line. No, però lo vorremmo un po' più basso. Non c'è la possibilità di metterli un po' più basso. Vabbè, mettiamolo qua. Come si chiamano? Ma vaffanculo. Le targhette della Scania ci stanno tantissimo. E qua mettiamo come prima. Quindi dammi il Bulldog. Poi ci mettiamo la Ula Ula, la ragazzina. E poi ci mettiamo il Chihuahua. Sì, ci sta tantissimo, ci sta. Ok, e poi qua cosa c'era da mettere? No, il navigatore non lo metto là. Non sono convinto che sia quello che voglio. Ah, ma qui sopra ce ne sono altre. Scusami, ho 8-Ball, questo qui e quello lì. No, dai. Ci posso mettere le tendine come carro da morto. L'ho sempre visto da carro da morto io queste tendine. Però alcune volte sono belle. Red Passion ci sta tantissimo, ci sta. Black Deco. Me lo fai vedere da fuori? Ah, non si vede da fuori. Perché c'è quella cosa interna. Allora mi serve o un po' più bassa. Vediamo Red Passion. Si vede adesso Red Passion da fuori. Però... Boh, non mi piacciono. No, non mi convince. Mi sembra troppa la macchianata. No, non mi convince, non lo metto. Quindi questo qui va bene. Questo è quello lì, non devo toccarlo. Ok, qui sopra non è che c'è qualcos'altro. Che magari mi perdo dei pulsantini io. Stai zitto tu. Allora, qui posso metterci la pallina. Questa qui quando guidi ci vuole. Mi metto così per vedere un po' come la vedo quando guido. La pallina da calcio, tennis. Già questo. Se ci fosse rosa il cubettino lo metterei subito. La disco ball, no, che mi elettrizza il cervello. No, neanche questo. Oh, io quasi metto questo dadino qui. Ci sta troppo bene il dadino. Il dadino ci vuole. Oh, abbiamo messo tutto, abbiamo messo. Qui cos'è che vuole? Tanto si vede, non si vede dentro. Questo invece originale. Solo questo voglio vedere. Originale lungo. Così mi sporca troppo, mi sporca. No, lasciamolo così. Tranne il navigatore che non so cosa farmene. Mi piace così, mi piace. Bello pieno, ci sta. Devo provare, ve lo dico già adesso. Proverò a vedere se questi accessori, troppi accessori, mi rallentano troppo il frame rate. Però non dovrebbero. Quindi
Confermiamo, una puntata lunghissima, però quando scegli un camion lo sai che è tutto, prende un sacco di tempo. Questo è più cattivo esteticamente rispetto a questo, però questo qui è vuoto. Prendiamo questo, poi questo qui c'ha più luci, l'ho messo un po' diverso. No, prendiamo questo, dai. Sì, acquista. Dove cazzo so io che mi scordo sempre dove sono? Io dovrei essere qui sopra, infatti. Dammi questo camion. L'acquisto è stato portato nel tuo garage. Grandissimi. Vi amo. Abbiamo lo Scania. Scusami, non è questo il mio camion. Scusi, ma che cosa fa? Allora, andiamo in gestione garage, però non cambia. E va bene, non ce lo fa vedere. Non si poteva andare in photo mod. Doveva esserci la photo mod. Fammi un po' vedere questo camion. Foto studio, eccolo. Modalità fotografica, sì. Allora, a parte il fatto che il camion è dentro alla... Cioè, il camion è dentro. Scusi, come cazzo me l'ha posizionato qui? Ma guardali che sono proprio bastardi. Allora, con la AV si cambia e con la Q si sale. Con la E si scende e con la X, con la C si gira. No. Con la X ho detto. Mettimi dritto così. Sali un po'. Ok, però qua taglia tutto. No, aspetta, io lo voglio così. Così non si deve vedere tutto. Messa a fuoco. Sfuocala tantissimo. Io non lo voglio il dietro. Ok, così poi. Sfocatura di profondità. Sfoca tantissimo in profondità. Potenza sfocatura. Ok, così proprio al massimo. La voglio così che non si vede. Saturazione. No, la saturazione la mettiamo proprio al massimo per farlo vedere. Facciamo un po', vediamo un po' più. No. Questo lasciamolo centrale. Magenta, si potrebbe un po' dare un effetto così. Fammi vedere. Così, abbassando, lasciando un po' sul giallo. Tendenza al giallo, ci può stare. Cattura istantanea. Troppo bello sto cazzo di camion. Io lo adoro, guarda qui com'è bello. Allora, purtroppo è successo questo piccolo problema della 1.21 della cabin accessory che è uscita e... Non so come rimediare, finché non aggiornano la mod non posso usarla. Facciamoci un giro con questo e poi proviamo la mod. Purtroppo è andata così e non so cosa dirvi. Fatemi sapere sotto con un commento se vi piace questo camion e noi ci vediamo nella prossima puntata con un viaggio su questo Scania. Ciao!